La pandemia ha rappresentato un'opportunità per la criminalità organizzata in Calabria, che ha approfittato della crisi sanitaria per rafforzare e ampliare i propri affari illegali. Questo quanto emerge dal report di Libera, dal titolo La Calabria, le Calabrie, storie di illegalità, percorsi di impegno, che analizza l'evoluzione della criminalità nella regione durante il biennio 2022-2023. Il documento evidenzia un aumento del 18% dei cosiddetti reati spia, con 16.322 casi registrati rispetto al periodo prepandemico. Reati come usura, estorsione, riciclaggio e truffe informatiche hanno segnato un incremento significativo, mentre le interdittive antimafia sono diminuite del 25%. Il fenomeno non riguarda solo le attività mafiose tradizionali, ma vede anche imprenditori e faccendieri che si appoggiano alle organizzazioni criminali per sopravvivere sul mercato. Il report sottolinea come l'Ndrangheta abbia dimostrato una grande capacità di adattamento, con radici salde nel territorio calabrese ma anche una crescente influenza nei mercati legali, soprattutto al nord e al centro Italia, dove si contano ben 43 locali di 'Ndrangheta. L'organizzazione continua a espandersi grazie alla sua rete di collusioni con il mondo economico e finanziario, inserendosi in progetti che richiedono ingenti capitali. Il report di Libera sarà presentato a Crotone, Reggio Calabria e Catanzaro, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni su questa pericolosa evoluzione della criminalità in Calabria.